Bentornati a Crochet Romance e ad un nuovo video tutorial. In questo tutorial andiamo a realizzare il gilet triplets che avete visto nelle foto di anteprima. Um, triplets significa in inglese. Tre gemelli e ho chiamato questa, questo gilet così perché ho usato tre punti diversi per realizzare questo gilet, ma con questo gilet voglio spronare un po' la vostra creatività, e per questo ho realizzato. Eh, questa maglia in modo molto molto semplice, in modo che tutti voi possiate realizzarla, però mh, se volete potete seguire il tutorial passo passo e realizzarla identica a come l'ho realizzata io, io. Ma vorrei tanto eh, spronare la vostra creatività e per fare questo. Ehm, ho creato un evento sul mio gruppo Facebook che si chiama ehm, Uncinetto Maglia e Filati con Crochet Romance e vi lascio ovviamente il link nell'info box nel quale potete ehm, realizzare questo gilet triplets usando i tre punti che vi presento in questo video tutorial che sono 1 il punto per Rulviano, 2 questo punto a ehm, gocciolina, e tre, questo punto triangolare. Però, per creare una maglia eh, secondo la vostra fantasia, vi invito a abbinare questi tre punti in modo. Di fantasia vostra, quindi potete fare uno sviluppo dei punti in base alla vostra fantasia, ad esempio lavorare um, tre righe con il punto a triangolo e poi due con il punto a um, gocciolina e ancora una riga con il punto peruviano. Quindi potete abbinare i punti nella sequenza che volete voi e realizzare in questo modo una maglietta, un gilet perfettamente personalizzata a secondo del vostro gusto. Per partecipare all'evento che ehm, avrà un'estrazione e una vincitrice finale ehm, dovete ovviamente ehm, partecipare nei termini che ehm, ho stabilito, quindi dall'uscita del tutorial eh, lascerò eh, due mesi di tempo per eh, poter realizzare la maglietta e ovviamente se siete dentro il gruppo Facebook eh, troverete le scadenze. Eh, per poterla realizzare, inoltre vi chiedo di usare per poter eh, partecipare all'estrazione il filato che ho usato io nel colore che volete voi: eh, si tratta del filato Katia Bahamas e un 100% cotone e arriva in gomitoli da 100 grammi vedete è un filato molto eh, bello estivo e sfumato eh, morbidissimo e adatto anche per eh, lavorarlo per eh, capi da bimba o da bimbo e ehm, 100 grammi hanno 360 metri io ho usato ehm, Poco più di due gomitoli per la mia taglia sono una taglia M, quindi eh, regolatevi se volete fare una taglia S, sicuramente ce la fate anche con due gomitoli. Se invece mh, dovete fare una M prendetene tre, eh, senza dubbio, per una L 3, 4 e così via. Inoltre vi serviranno due bottoni per eh, fare la chiusura del vostro gilet. Ci sono vari colori nel nostro negozio, questi sono bottoni artigianali e quindi sono uno diverso dall'altro, però hanno delle tendenze di colore che abbiamo selezionato. Oppure in alternativa, se non volete usare i bottoni, potete prendere anche una delle spille ehm, che normalmente sono spille ferma scialli, però eh, perché non usarli come chiusura per il nostro gilet, anche questo realizzato a mano. E ogni spilla è un pezzo unico. Quindi vi lascio ovviamente i link utili nel ehm, nostro nel, ehm, eh, info box sotto a questo video. E per qualsiasi domanda, anche sulla modalità di partecipazione, scrivetemi, lasciatemi un commento e cercherò di aiutarvi. L'uncinetto numero tre e mezzo è quello che ho usato io. Ovviamente andate a vedere quale eh, numero è adatto alla vostra mano, quindi potrebbe andare bene anche il 3 o il 4 e poi ci serve un righello o un, un altro cartoncino duro per fare il punto peruviano, una misura eh, che volete voi. Potete anche usare il bastone di... Eh, una scopa o qualsiasi altra cosa che eh, abbia che vi faccia da sostegno per realizzare il punto peruviano il nostro gilet è composto da tre parti uno e un rettangolo che è il nostro dietro e poi abbiamo i due laterali del davanti. Quindi lavoreremo tre pannelli dietro, davanti e davanti. Una volta che avremo realizzato questi tre pannelli andiamo a cucire, quindi andiamo a cucire alcuni centimetri qua in alto per la spalla e qua in alto per l'altra spalla e poi andiamo a cucire lungo questo lato per i fianchi e lungo questo lato per i fianchi. Ok? Quindi andremo ad unire di qua e di qua però lasciando qua aperto circa 20 cm per il passaggio delle nostre braccia. Per regolarvi per la taglia ci serve soltanto una sola misura e praticamente si tratta di questa larghezza che dovete andare a recuperare facendovi aiutare da qualcuno per prendere la misura della vostra larghezza spalle ok quindi andate da dietro eh, qualcuno con il metro vi misura quanti centimetri avete da spalla a spalla io ad esempio ho 42 centimetri circa ok e quindi so che il mio pannello dietro deve essere di larghezza 42 centimetri per i pannelli davanti Dividiamo questo numero diviso 2. Quindi se io qua ho 42 per il davanti mi serve la larghezza di 21 centimetri. Per la mia misura, quindi una taglia M, ho avviato 46 catenelle perché nella prima riga ho realizzato 45 maglie basse e 45 fanno esattamente 44 più 1 quindi ho 44 che è il multiplo di 4 più una maglia quindi ho avviato 46 catenelle quindi facciamo l'asola d'avvio e andiamo a, a montare i nostri punti 1, 2 3 4 1 2 3 4 facendo delle catenelle 1 2 3 4 e così via fino a quando raggiungete la vostra la larghezza della taglia. Ehm, e poi andiamo ad aggiungere una per avere il 4 più 1, e poi aggiungiamo un'altra catenella. Che ci serve per avviare la prima riga? E la prima riga è composta da maglie basse quindi andiamo a ehm, saltare questa prima catenella e nella seconda andiamo a lavorare una maglia bassa. E in seguito lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia. Questo per avviare il punto. E quindi vi consiglio di, fare, di iniziare tutti con questa riga di base a maglie basse così siamo sicuri di avere tutti un multiplo da 4 più 1 ehm, e dopodiché potete avviare il punto che volete voi e vi mostrerò punto per punto adesso le tre opzioni. Quindi anche su carta eh, qua ho avviato 44 punti più una per avere il multiplo, quindi 45 maglie basse, però per ottenere 45 maglie basse devo avviare una catenella in più e quindi 46. E questo per il davanti, per i due laterali davanti, per il dietro ho fatto questo ragionamento. Ok, se per il davanti ho fatto 45 punti, quindi il multiplo è 44, arriverei a 88. Più 1 arrivo a 89 maglie basse. 89 maglie basse. E quindi dovrei fare 90 catenelle, giusto? Però considerate sempre che il lavoro tende un pochino a stringere, quindi in tutto questo calcolo io ho voluto aggiungere 4 catenelle extra, quindi più 4 catenelle. Perché ho aggiunto 4 extra? Perché per il dietro lavoriamo su un campo leggermente più ehm, largo e quindi eh, più maglie sono più stringe. Qui sul davanti abbiamo meno maglie e stringe un pochino meno. Quindi per stare bella tranquilla che la misura dopo vada bene, eh, ho aggiunto 4 catenelle e vi consiglio di eh, fare altrettanto. Quindi facciamo insieme il calcolo. In questo caso sono 92 catenelle per avere il multiplo. Quindi 88 più 4 uguale a 92 per avere il multiplo di 4. Poi dobbiamo aggiungere una catenella e siamo a 93 maglie basse. Quindi per ottenere 93 maglie basse dobbiamo avviare 94 catenelle. Voi ovviamente magari avete più catenelle o meno catenelle in base alla vostra taglia. Una volta che avete um, creato la vostra... Um, Riga di maglie basse di base prima di iniziare, potete eh, avviare i vostri punti. E io ehm, adesso ho scelto per iniziare il punto peruviano. Come si realizza? Ci serve un sostegno. Io uso un semplice righello, ehm, e per eh, poter eh, stabilire la lunghezza del nostro punto peruviano. Quindi ora andiamo ad allargare la nostra maglia. Ovviamente dobbiamo girare la riga perché ehm, lavoriamo in righe di andata e ritorno. Portiamo verso il dietro il filo che viene dal gomitolo e andiamo a caricare la maglia allargata sopra il nostro righello. Ok? Allora, stringiamo un po' in modo che il punto abbia la misura giusta prestiamo attenzione di portare il filo dietro il lavoro e ora con l'uncinetto entriamo nella maglia bassa seguente prendiamo su il filo allarghiamo la maglia e la carichiamo sopra il righello Stringiamo per averlo a misura giusta e adesso proseguiamo con la prossima maglia. Entriamo nella maglia bassa seguente, prendiamo il filo, allarghiamo la maglia, carichiamo sopra il righello e di nuovo. E proseguiamo così fino alla fine della nostra riga. Entro nella maglia, allargo il filo che ho appena preso e lo faccio scivolare sul mio righello. Una volta che è sopra il righello, tiro il filo in modo da, da stringerlo su misura. Ed eccomi arrivata all'ultima maglia bassa della riga. A questo punto dobbiamo girare il lavoro. Facciamo scivolare i nostri punti verso l'estremità del righello, portiamo di nuovo il filo di lavoro dietro e ora facciamo scivolare il primo punto e lo agganciamo con l'uncinetto. Ci andiamo a prendere il filo dal gomitolo e lo passiamo attraverso l'asola ora prendiamo di nuovo il filo e facciamo in pratica una maglia bassissima e in questo modo abbiamo fissato il primo punto però dobbiamo lavorare anche in questo punto una maglia bassa perché andremo a lavorare una riga a maglia bassa per Fermare il lavoro, quindi entriamo con l'uncinetto ancora una volta dentro questa asola grande. Prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. E ora proseguiamo. Prendiamo il prossimo filo, lo facciamo scivolare dal, dal righello, agganciamo il filo. E lavoriamo una maglia bassa ora ve lo faccio vedere ancora quindi faccio scivolare il prossimo punto entro con l'uncinetto in questa asola allargata prendo sul filo prendo il filo e passo attraverso due asole quindi facciamo delle maglie basse e ancora il filo prestate attenzione che sia sempre dietro al lavoro altrimenti vi vengono dei incroci strani facciamo scivolare e lavoriamo la maglia bassa se volete quando poi vi mancano pochi punti oppure se siete molto pratici potete anche togliere tutte le maglie dal righello e lavorare un po più agevolmente però non vi consiglio di farlo subito, eh, anch'io eh, ho lavorato tenendo i punti sul righello e poi man mano facevo scivolare due o tre punti. Quindi questo è il punto peruviano diritto, ci sono tante varianti di questo punto, però questo è il più facile. E vedete che bellissimo effetto estivo traforato che crea questo punto e anche l'ultima quando avete raggiunto la fine della riga io poi ho fatto una catenella ho voltato il lavoro e ho lavorato una riga a maglie basse poi a fine della riga ho fatto ancora una catenella, ho voltato nuovamente il lavoro e ho lavorato un'altra riga a maglie basse. Dopodiché ho ripetuto il punto allungato e ho fatto così ehm, la mia. Ehm, Parte con il punto peruviano. Ora voi, però, potete decidere anche di lavorare subito un'altra riga con le maglie allungate, quindi in questo modo ehm, decidete voi come eh, giocare con questi fili e con questi punti. Il secondo punto che ho usato per la maglia triplets è il punto gocciolina. Eh, vi voglio mostrare come fare, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ci serve sempre una riga di maglie basse come base. Ora iniziamo con la prima riga del punto gocciole, o gocciolina. Facciamo una maglia bassa nella prima maglia, poi facciamo 5 catenelle. Saltiamo 3 maglie basse di base e nella seguente lavoriamo una maglia bassa. E ora ripetiamo per tutta la riga 5 catenelle, saltiamo 3 maglie basse e nella seguente lavoriamo una maglia bassa. 5 catenelle, saltiamo 3 maglie basse e terminiamo con una maglia bassa nell'ultimo punto della riga. Per la seconda riga del punto gocciolina facciamo 5 catenelle. Voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa attorno al nostro archetto di 5 catenelle. Poi facciamo 2 catenelle. E adesso lavoriamo un punto puff attorno a questa maglia bassa, quindi guardate bene: è un punto puff lavorato attorno, quindi in rilievo attorno a questa maglia bassa. Filo sull'uncinetto. Andiamo a prenderci con l'uncinetto passando attraverso i due archetti dietro alla maglia bassa, prendiamo il filo. E lo tiriamo su una volta filo sull'uncinetto di nuovo con l'uncinetto torniamo attorno alla maglia bassa prendiamo sul filo lo allunghiamo due volte filo sull'uncinetto passiamo nuovamente attraverso attorno alla maglia bassa prendiamo sul filo e lo allunghiamo tre volte filo sull'uncinetto passiamo attorno a questa maglia bassa prendiamo sul filo e abbiamo fatto quattro volte ora prendiamo il filo e chiudiamo queste tutte queste asole in un unico colpo e facciamo una maglia bassissima per fermare ok Ora ve lo faccio vedere ancora così siamo sicuri che eh, riusciate a farlo tutti. Facciamo 2 catenelle, lavoriamo una maglia bassa attorno al prossimo archetto. 2 catenelle e ora dobbiamo di nuovo lavorare questo punto gocciolina attorno alla maglia bassa. Quindi filo sull'uncinetto, andiamo con l'uncinetto passando dietro alla maglia bassa vedete passo dietro prendiamo sul filo filo sull'uncinetto per la seconda volta io poi mi piego il lavoro e così il forellino ce l'ho a portata di mano ok entro nel forellino tiro sul filo filo sull'uncinetto per la terza volta passo Dietro alla maglia bassa prendo sul filo, allungo la maglia, filo sull'uncinetto per la quarta volta, passo attraverso il forellino, tiro sul filo e mi allungo la maglia, poi prendo il filo e lo passo attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. E abbiamo realizzato la seconda gocciolina. Facciamo 2 catenelle, una maglia bassa nel seguente archetto e ovviamente questa sequenza adesso la dovete ripetere quando arrivate alla fine della riga. Quando avete lavorato la maglia bassa attorno all'ultimo archetto. Fate 2 catenelle e terminate con una maglia alta nell'ultima maglia bassa della riga, poi facciamo due catenelle eh, una catenella. Voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa sopra la maglia alta, e adesso ripetiamo la riga di archetti quindi. Ve la faccio vedere perché lavoriamo su una base diversa. Prima avevamo le maglie basse e adesso abbiamo tutti i nostri punti gocciolina eh, sotto, quindi la facciamo insieme. Eh, quindi abbiamo fatto una maglia bassa e adesso lavoriamo 5 catenelle. Andiamo a saltare queste due catenelle, la maglia bassa e le altre due catenelle e andiamo a lavorare una maglia bassa sopra la maglia bassissima del nostro punto gocciolina poi di nuovo 5 catenelle saltiamo tutto questo e entriamo direttamente nel centro della maglia gocciolina e lavoriamo una maglia bassa sopra la maglia bassissima che abbiamo fatto come chiusura quindi in questa riga lavoriamo archetti di 5 catenelle divisi da maglie basse che lavoriamo sempre sopra la maglia bassissima del punto gocciolina quando abbiamo raggiunto la fine della riga dobbiamo lavorare l'ultima maglia bassa nella terza catenella inizio giro ed ecco fatto ora facciamo ancora insieme la prossima riga quindi facciamo 5 catenelle giusto per essere certi che avete compreso lavoriamo una maglia bassa al centro dell'archetto di 5 catenelle poi facciamo 2 catenelle e ripetiamo adesso per tutta la riga. Ora dobbiamo lavorare di nuovo il punto gocciolina sopra la, o attorno alla maglia bassa della riga precedente. Quindi qua non cambia nulla, filo sull'uncinetto, vado attorno alla maglia bassa. E lavoro il mio punto. Vedete, io in automatico mi piego il lavoro e così ho qua il forellino che mi serve. Filo sull'uncinetto, passo attraverso il forellino, filo sull'uncinetto, passo attraverso il forellino, filo sull'uncinetto, passo attraverso il forellino, filo sull'uncinetto, passo attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Poi facciamo 2 catenelle. Andiamo a riaprire il nostro lavoro. Vado a cercare l'archetto di 5 catenelle e lavoro una maglia bassa attorno. Quindi questo è il punto gocciolina. Spero che vi piaccia. 2 catenelle e ancora un altro punto gocciolina. E ripetete per tutta la riga. E anche qua ovviamente fate tutte le righe che volete per il vostro gilet personalizzato alla fine della riga come anche mostrato prima facciamo due catenelle e terminiamo con una maglia alta nell'ultima maglia bassa della riga precedente Quando dal punto gocciolina volete passare al prossimo punto mh, di vostra scelta, che sia il punto peruviano oppure il punto triangolare, ehm, vi consiglio di terminare il punto gocciolina con la riga ehm, dove lavorate le 5 catenelle divise dalle maglie basse, perché per forza dobbiamo andare a creare una riga di maglie basse come base. Quindi in questo caso io ho avviato ehm, per il campioncino 13 maglie basse e quindi io in questo punto io mi ritrovo con tre archetti da 5 catenelle. Ehm, per eh, fare la prossima riga, quindi la riga di maglie basse di base, faccio una catenella volto il mio lavoro e ovviamente devo andare a lavorare il numero di maglie basse che avevo all'inizio. Quindi, qua nel mio campioncino avevo 13 maglie, devo andare a recuperare lo stesso numero di maglie. E quindi, avendo qua tre archetti, vado a lavorare 4 maglie basse in ogni archetto che mi fanno un totale di 12 e poi lavorerò una maglia bassa per terminare e voi dovete fare lo stesso lavoro anche per il vostro gilet. Ok, quindi ho fatto 4 maglie basse in ogni archetto avendo lavorato 3 archetti, in questo caso ho 12 maglie e per concludere lavoro una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa e così ho 13 ed è il mio numero iniziale. Eh, però ovviamente mh, lo stesso lavoro lo dovete fare per il vostro numero di catenelle che sarà molto maggiore rispetto a... Mie, al mio campioncino quindi andate a lavorare 4 maglie basse su ogni archetto e terminate con una maglia bassa a fine riga e a fine riga vi consiglio di contare per sicurezza di avere il numero iniziale della vostra riga di partenza di maglie basse quindi nel mio caso ad esempio per il davanti e il dietro sono 45 maglie basse eh, scusate per i primi due laterali davanti sono 45 maglie basse per il dietro come già detto sono 93 maglie basse adesso possiamo iniziare a lavorare il punto a triangolo e iniziamo lavorando una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa nella prima maglia poi lavoriamo 4 catenelle andiamo a lavorare ora una maglia alta doppia sopra la prossima maglia quindi filo due volte sull'uncinetto entriamo nella maglia bassa seguente e lavoriamo una maglia alta doppia poi lavoriamo nella maglia bassa seguente una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia e chiudiamo due archetti alla volta. Filo sull'uncinetto, nella prossima maglia lavoriamo una mezza maglia alta e nella maglia seguente lavoriamo una maglia bassa. E ripetiamo quattro catenelle. Una maglia alta doppia. Una maglia alta. Una mezza maglia alta. E una maglia bassa e questa sequenza la dobbiamo ripetere per tutta la riga quindi 4 catenelle maglia alta doppia o maglia altissima maglia alta mezza maglia alta e maglia bassa se avete fatto tutto giusto, terminerete proprio con una maglia bassa nell'ultimo punto. Poi andiamo a lavorare nella seguente riga 5 catenelle e lavoriamo una maglia bassa sopra questa quarta catenella che abbiamo lavorato nella riga precedente. Poi facciamo 3 catenelle. Una maglia bassa sopra la quarta catenella della riga precedente, quindi proprio nella punta del triangolo. E di nuovo 3 catenelle, una maglia bassa sopra la quarta catenella di inizio riga e ripetiamo questo per tutta la lavorazione, per tutta la riga. Quando abbiamo raggiunto la fine della riga, dobbiamo prestare attenzione e ricordarci di lavorare 2 catenelle. E una maglia alta sopra l'ultima maglia bassa. Lavoriamo insieme anche la prossima riga perché è una piccola variazione. Vedete, qua all'inizio abbiamo tre triangoli completi. Adesso ci alterniamo con una riga che eh, prevede due triangoli a metà all'inizio e alla fine della riga quindi facciamo una catenella e voltiamo il lavoro lavoriamo una maglia bassa direttamente sopra la maglia alta che abbiamo fatto nella riga precedente poi facciamo 4 catenelle e adesso qui abbiamo la variazione perché lavoriamo solo metà triangolo filo sull'uncinetto e lavoriamo una maglia alta quindi Eliminiamo la maglia alta doppia per questo primo spazio di 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, facciamo una mezza maglia alta e adesso lavoriamo una maglia bassa sopra la maglia bassa della riga precedente. Ora lavoriamo di nuovo triangoli completi, quindi facciamo 4 catenelle. Attorno all'archetto di 3 catenelle lavoriamo una maglia altissima o maglia alta doppia, una maglia alta, una mezza maglia alta e poi lavoriamo una maglia bassa sopra la maglia bassa e ripetiamo adesso per tutta la riga quindi facciamo 4 catenelle e poi attorno al prossimo archetto di 3 catenelle lavoriamo una maglia alta doppia una maglia alta, una mezza maglia alta e poi una maglia bassa sopra la maglia bassa. Quando raggiungiamo la fine della riga ci troviamo con queste 5 catenelle che abbiamo fatto all'inizio della riga precedente. Anche qui dobbiamo lavorare un mezzo triangolo e per fare questo lavoriamo quindi dopo aver lavorato qua la maglia bassa. Sopra l'ultimo triangolo lavoriamo nello spazio seguente una mezza maglia alta e due maglie alte. Ok, dopo questa riga. Per la prossima facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa sopra la prima maglia alta poi facciamo di nuovo 3 catenelle e lavoriamo come prima in precedenza sempre una maglia bassa sopra la quarta catenella che abbiamo fatto nella riga precedente vi ritroverete quindi con queste righe alternate ovviamente per concludere il punto a triangolo prima di passare al prossimo motivo dovete per forza lavorare questa riga con ehm, le maglie basse ehm, seguite da 3 catenelle perché altrimenti eh, la lavorazione è tutta curvata e non riuscite a fare il prossimo punto quindi dovete sempre terminare con questa eh, riga e eh, mi raccomando, quando avete fatto la vostra prima riga di triangoli, andate a contare quanti sono perché è un punto dove si fa presto a sbagliare e a fare involontariamente degli aumenti. Quindi io ad ogni riga ho eh, controllato quanti triangoli avevo, ad esempio, ehm, nel mio caso per il dietro, per il pannello dietro erano 23 triangoli sulla riga e li ho contati tutte le volte. Prima di farvi vedere la chiusura mm, che ho fatto con i due bottoni, voglio spiegare magari a chi è principiante e vuole proprio andare pari pari come ho fatto io, ehm, come ho lavorato io i miei pannelli. Per il pannello dietro sono partita con la riga di maglie basse e poi ho lavorato il punto peruviano. Ho fatto tre maglie righe di maglie basse di distinzione e un'altra riga di punto peruviano, ancora tre maglie basse. Eh, Seguite da una riga di punto peruviano e poi ho lavorato le mie righe a triangoli e vediamo quante ne ho fatto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 righe con il punto a triangoli e come vedete ho terminato. Con, eh, la riga di maglie basse ehm, e 3 catenelle per i pannelli davanti ho lavorato lo stesso numero di righe con il punto peruviano seguito da ehm, righe di 3 mh, maglie basse e poi ho lavorato tutto il pannello a punto gocciolina e andiamo a vedere anche qui quante eh, righe ho lavorato per ottenere la mia lunghezza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Quindi ho lavorato 26 righe appunto gocciolina. E come vedete ho terminato con la riga di maglie basse ehm, divise da 5 catenelle così ho composto il mio gilet però voi direte ho iniziato a lavorare con il punto peruviano e poi ho fatto il punto gocciolina sì eh, praticamente il punto peruviano è il nostro eh, la, la, la nostra parte alta del gilet quindi ho fatto combaciare il dietro e il davanti con le righe del punto peruviano e poi sul davanti mi ritrovo con i punti gocciolina e sul dietro con il punto a triangolo. Mi piace molto l'effetto e adesso vi faccio vedere la chiusura. Prima di realizzare la vostra chiusura, andate a provarvi il vostro gilet triplets e guardate ehm, quanto vi servirebbe larga perché veramente la, la potete fare della ehm, larghezza che volete voi. Eh, nel mio caso andavano bene circa 10 cm, alla fine il risultato finale è di 9,5 cm. E vi dico come ho fatto: quindi ho avviato un asola d'avvio. E ho lavorato 20 catenelle adesso per questo esempio ne andrò a realizzare di meno giusto per farvi vedere la lavorazione quindi andiamo ad avviare le nostre catenelle ok una volta che abbiamo il nostro numero di catenelle eh, della Larghezza desiderata, praticamente andiamo a lavorare una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto e poi una maglia bassa in ogni maglia in ogni catenella fino alla fine della riga. Ma nell'ultima catenella della riga andiamo a lavorare 3 catenelle. Tutte sopra la stessa catenella. In questo modo si girerà in automatico il vostro lavoro. E adesso andiamo a lavorare una maglia bassa lavorando praticamente sotto alle maglie. Mettiamo un po' di zoom così vedete bene. Andiamo a prenderci quindi questa catenella da sotto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. E per questa lavorazione non preoccupatevi se da un lato avete una maglia in più o in meno, non ha tantissima importanza. Quando arriviamo alla... Prima o ultima catenella dipende dal punto di vista. Qui andiamo a lavorare 3 maglie basse. Ok, e così abbiamo completato il primo giro. Ora andiamo a lavorare 2 maglie basse sopra la prima maglia bassa che abbiamo fatto. E adesso lavoriamo a maglie basse fino a quando raggiungiamo le tre maglie dell'angolo quindi una maglia bassa sopra ogni maglia ok una volta raggiunto il vostro angolo quindi dove avete lavorato 3 maglie nell'ultima catenella voi andate a lavorare due maglie basse in ogni maglia bassa quindi 1 2 nella prima 1 2 nella seconda maglia bassa e 2 maglie basse nella terza maglia bassa. Poi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia fino a raggiungere l'altra estremità. Ok, qui abbiamo di nuovo le nostre tre maglie basse nell'angolo, andiamo a lavorare due maglie basse in ogni maglia 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ora lavoriamo ancora due maglie basse sopra la prossima maglia bassa. A questo punto lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa fino a raggiungere il prossimo angolo e um, avrete capito che dobbiamo lavorare i nostri aumenti sempre negli angoli per, in modo da poter fare la curva, dare la curva al nostro lavoro. Io, um, ho completato ancora qui adesso sono nel prossimo angolo e senza stare lì a contare troppo le maglie vado un po' a occhio quindi qua adesso faccio di nuovo due maglie basse in ogni maglia per dare una bella curva al lavoro ok anche qua ancora due maglie e poi lavoro di nuovo a maglie basse e quando vedete che il vostro l'accetto ha abbastanza giri quindi vedete io mi sono fermata già a questa larghezza chiudete con una maglia bassissima e tagliate il filo e Potete lasciare direttamente la codina per poter andare a cucire sopra i due bottoni. Questo l'accetto voi lo potete posizionare dove volete voi in modo da stringere più o meno il, il vostro gilet, lo potete mettere in alto o all'altezza del seno o ancora più basso sotto il seno, dove volete voi per ehm, Creare un effetto sempre diverso per il vostro gilet. Per fissarlo, vi basterà passarlo attraverso le maglie. Quindi prendiamo il nostro gilet e vi faccio vedere: ad esempio, passa benissimo attraverso le maglie del punto peruviano e andiamo, andiamo semplicemente a fissarlo, ad esempio passando attraverso le due righe del punto peruviano ma passa benissimo anche attraverso i forellini del punto gocciolina quindi potete andare a posizionarlo dove più vi piace spero che questo tutorial vi sia piaciuto e se così realizzate anche voi la vostra maglia triplet il vostro gilet estivo e mandatemi le foto eh, nel gruppo facebook per partecipare all'evento eh, non vedo l'ora di vedere la vostra versione ovviamente passa anche attraverso i forellini del punto a triangolo guardate senza problemi eh, quindi voglio vedere la vostra versione e voglio vedere tante maglie triplets se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se realizzate la vostra maglia triplets e la volete condividere su altri canali su altri eh, social mi, mi raccomando usate l'hashtag o citate la fonte in modo che io vi posso trovare eh, e noi ci vediamo presto con tanti nuovi progetti. Come sempre, vi invito a scrivermi un commento e a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao.